si fanno secare, vengono analizzati e si fa la conta dei corpuscoli dell'asbesto. Dovete sapere che una persona che ha lavorato in un ambiente come quello può avere anche 10 o 20 mila corpuscoli dell'asbesto per grammo di tessuto polmonare secco. Quindi dovete pensare a un polmone che viene fatto seccare, quindi è più leggero, è un grammo soltanto, all'interno ci sono migliaia e migliaia di corpuscoli dell'asbesto. Perché parlo di questo? Parlo di questo perché queste signore, in un'epoca relativamente recente, e sull'uscio praticamente di una città industrializzata, lavoravano in condizioni terribili, non c'era nessuna precauzione, dirò di più, che mi raccontavano che quando dei dirigenti dell'azienda o degli impiegati tecnici andavano in officina per vedere determinate cose, qualcuno voleva mettere la mascherina e dalla direzione gli dicevano no, andare giù con la mascherina, perché sennò le ragazze si spaventano, pensano che faccia male, eccetera, eccetera. Dirò di più, che alcune mi raccontavano che, dato che si sviluppava una quantità di polvere tale che a un certo punto uno mi ha detto, se allungavo la mano non vedevo la mano per la quantità di polvere che c'era. Questa polvere tra l'altro si fermava anche sui macchinari, e quando il macchinario era pieno di polvere, per liberarsi dalla polvere prendevano un cartone e lo sventolavano per far volare via la polvere. Quindi questo è il modo che avevano queste persone di lavorare. Voi direte, ma non c'era l'ispettorato del lavoro? L'ispettorato del lavoro c'era, andava a fare dei controlli, e dicono che poi andavano negli uffici e quando scendevano dagli uffici, questo l'hanno raccontato in centinaia, raccontano tutte esattamente la stessa storia, quando scendevano dagli uffici andava tutto bene. E vi dirò di più, che tra l'altro ho conservato anche le prove, venivano sottoposte ad accertamenti sanitari periodici, quindi facevano le visite previste dalla legge. Facevano le visite previste dalla legge, all'epoca le faceva l'Empi, che andava con un carrozzone e sottoponeva visita medica, qui dava un giudizio conclusivo di visita medica. Quindi c'erano ispettori, c'erano medici che avevano un incarico preciso, che era quello di tutelare la salute dei lavoratori, oppure in questa azienda hanno lavorato così, al punto che centinaia di, io dico di ragazze, perché all'epoca erano ragazze, adesso hanno più o meno 60 anni e io credo di averle viste quasi tutte, almeno ho visto quelle che sono ancora vive, perché alcune, tra l'altro ne voglio parlare perché la scorsa settimana ho visto due casi di mesotelioma peritoneale. Attenzione, non è una malattia dei polmoni, ma una malattia dell'addome. Siccome all'interno dell'addome ci sono delle sierose che sono simili alla pleura, e siccome l'amianto effettua il suo danno malefico all'interno di tutto l'organismo, ci sono anche dei casi che, mia moglie lo può confermare, sono rarissimi, perché sono patologie che negli anni scorsi c'erano sui libri di testo, però praticamente non ce ne vedevamo nessuna. Voi pensate che la scorsa settimana ne ho viste due, ed erano delle signore che lavoravano lì, e tra l'altro hanno un livello di asbestosi basso, quindi non è neanche una cosa dose dipendente, che uno dice loro hanno lavorato un paio d'anni, uno ha lavorato 3 anni, quindi non hanno accumulato una quantità enorme di amianto, però ne hanno accumulato quanto bastava per avere a distanza di tempo un tumore della pleura o del peritoneo, che ricordo che se per avere l'asbestosi ci vuole una certa quantità di amianto inalato nel tempo, perché la malattia è portata dall'accumulo dell'amianto, invece per quanto riguarda il mesotelioma pleurico e peritoneale, oggi come oggi non c'è una soglia di rischio. Adesso qualcuno dice non c'è una soglia di rischio, vuol dire che basta inalare una fibra sola per contrarre la malattia, questo l'hanno detto tante volte, e è un modo di dire, perché in realtà di fibre di amianto purtroppo ne inaliamo tutti i giorni, in una certa quantità,
negli ambienti urbani, se voi pensate tra i freni che una volta erano tutti di ferodi, erano fatti con amianto, le frizioni, e poi pensate ai tetti di eterni, ai vari manufatti, tra cui anche i posti impensabili, tipo il ferro da stiro, il pom, abbiamo 18.000 litri d'aria. Questo vuol dire che uno che vive in una città come Torino, tutti i giorni 7-8.000 fibre di amianto le inala. Questo sta a significare che chiaramente comunque è sempre una cosa in cui un po' c'è la dose, una relazione causa-effetto basata anche sulla dose, per cui non ci aspettiamo che vadano tutti incontro a una malattia così grave come il tumore da amianto, però un po' siamo tutti a rischio. L'importante è cercare di mantenere questo livello di esposizione di amianto nelle quantità più basse possibili, cosa che purtroppo spesso non è possibile, perché e comunque c'è di fronte la bocciofila che ha il tetto di eterni, in là ci sono i tubi della fognatura che sono di eterni, in cantina ci sono delle tubazioni che sono foderate con della lana di roccia o scopo dell'amianto floccato, e quindi il rischio comunque è sempre un po', lo corrono tutti. L'importante è cercare di mantenerlo nei livelli più bassi possibili. Questi soggetti, ecco qui, una signora parlava col procuratore Guarinello che ha fatto un processo per la SIA, solo che diceva, almeno quello che mi ha riferito, che hanno fatto il delitto perfetto, perché in questa azienda i datori di lavoro si sono cambiati più volte, ultimamente c'erano degli americani che tra l'altro erano già anziani, che sappia io sono morti tutti, e quindi il processo si è concluso con un nulla di fatto, ci sono le parti lese, gli imputati non ci sono più, e quindi tutte queste signore, per fortuna che c'è l'INAIL, non è che lo dico perché io sono dell'INAIL, perché l'INAIL, indipendentemente dal fatto che ci sia la possibilità di rivalersi su un datore di lavoro, l'INAIL comunque risarcisse tutti quelli che hanno una documentata esposizione a rischio e che hanno lavorato con determinate sostanze, quindi vengono risarciti indipendentemente dal fatto che ci sia qualcuno che ha pagato il premio o che può sulla quale l'INAIL può rivalersi. Però la cosa che mi ha lasciato perplesso è il fatto che questi ispettori che frequentavano, questi medici che andavano a vedere queste signore, sapevano in quali condizioni lavoravano. E secondo me, se da un lato uno può pensare che il datore di lavoro sia più preoccupato della produzione che della salute dei propri dipendenti, però chi istituzionalmente dovrebbe tutelarli, quando a distanza di tempo si vede che è palese, è verosimile che non ha fatto il suo dovere, perché ha lasciato che una situazione del genere arrivasse a questo punto, secondo me dovrebbe essere anche risposta. Ciao, passi. Ciao.